Luigi Bracili, decano dei giornalisti abruzzesi e rosetani. Luigi, parliamo del trofeo Lido delle Rose, siamo ancora qui e parliamo di un'edizione speciale, l'edizione dell'anno 1976. Sì, Perché è così speciale, Luigi? perché è diventato un mito, capite? È un avvenimento mito. Pensate che poche settimane dopo il grande evento della vittoria dell'Italia sull'Unione Sovietica, un quotidiano di Filadelfia, della Pennsylvania, dove allignano molti rosetani, dedicò una pagina intera ai colossi dell'Unione Sovietica. Allora c'era la guerra fredda, il muro di Berlino non era caduto e fu un episodio di cui si parlò anche nei giornali stranieri. Allora, noi eravamo lì e allora ero degli organizzatori perché dal primo torneo erano passati ben 32 anni, ero con loro e addirittura fu fissato Mercoledì Sport con altri giornali. Giordani era già un grande giornale. In quell'occasione si rivestì da messa cantata, come si dice da noi, cioè lui entrò una specie, perché fu drammatica la partita, Entrò nell'eccezionalità dell'evento, diciamo. anche perché l'Unione Sovietica presentò il cestista più alto del mondo allora, nemmeno gli americani avevano. Il Shevchenko, famoso Kachenko, diciamo. no, sai, con i K e i cose, e noi allora Comunque ci siamo Shevchenko, intesi, il famoso boscaiolo alla maniera Shevchenko, 2,20, che Vladimir era Kachenko. un ex boscaiolo ucraino, e quello avevano tenuto non in batteria, l'avevano tenuto sotto sfert, aveva l'eleganza di un ballerino. Nonostante i 2,20 m. Allora non c'erano i tiri da tre, ma lui tirava pure, non marcò molto perché il nostro Meneghin lo marcò divinamente. Meneghin è un altro di cui parlo in ultimo. E allora fu un certo punto, quando si vedeva, no, finì 84-80, Sì. quando si vedeva che la Unione Sovietica non avrebbe vinto, e come loro fanno sia in nazionale, e l'hanno sempre fatto, quando le cose vanno male. Come si dice, no? Per i pilli, cioè per le Prendono le scuse. scuse, e allora l'allenatore Corregnaschi chiese di abbandonare. Allora l'allenatore Patrofano si invocò, fischi, urla. Per fortuna il capo delegazione, che allora aveva ordini dal Cremlino, ordinò ai giocatori di rientrare e gli ultimi minuti furono fatti. Molto i migliori, Shevchenko, sia oltretutto per la sua eleganza, come ho detto, da ballerina. I fratelli Bierov, Sergei Bierov e l'altro fratello, che erano dei giocatori, che poi addirittura Bielo è anche venuto in venne Italia, certo. a giocare con Latina a Roseto, anche lì si rivelò quello che era, poi diventò l'allenatore. E cosa devo dire? C'era anche un abruzzese, Eh? Ivan Bisson con Sì, Meneghin. il migliore, dopo Meneghini il migliore. E il coach dell'Unione Sovietica se la prese con due arbitri, che erano arbitri internazionali, due fischietti bravissimi, Martolini di Roma, che ha fatto carriera come dirigente degli arbitri, e Vitolo di Pisa, che ha avuto il premio Reverbere, il premio internazionale che si dà ai migliori fischietti Quindi erano inattaccabili. inattaccabili. 7 agosto 76 si fa la storia a Roseto perché per la prima volta, quindi l'Italia 84-80 batte l'Unione Ecco, Sovietica. boh, una noticina così, un po' leziosa. 2 anni fa, era d'estate, a fine estate, all'inizio di settembre, si ferma un macchinone dinanzi alla villa comunale. Scende un omone grosso, i capelli biondi, attraverso la strada e va quasi col viso dell'esaltato, poi dirà che si accingeva ad entrare in un santuario. Era Ciccio Della Fiore, che giocava giovanissimo, a cui toccò marcare
Shevchenko nel momento in cui Menechin si riposava e si volle vedere il campo dove lui ha avuto la più bella soddisfazione sportiva della sua vita. Luigi, grazie di queste tue perle di saggezza e di testimonianza reale di uno che c'era. Un abbraccio e grazie a nome di tutti gli appassionati di basket. Prego.